Amici di Fiera Cavalli, amici degli sport equestri, siamo tornati quest'oggi insieme ad un altro grande protagonista dei campi gara, nazionali e internazionali, Paolo Paini. Ciao Paolo. Ciao a tutti, ciao, ciao Carlo. Siamo qui per ricordare nuovamente, sempre ai nostri amici che ci seguono, che Fiera Cavalli, la squadra di Fiera Cavalli, lo staff di Fiera Cavalli sta lavorando in progressione fino ad arrivare alla stagione, naturalmente all'edizione 2020. Una Fiera Cavalli che vorrei che fosse raccontata anche dalle parole di Paolo Paini. Cioè, Paolo, la tua Fiera Cavalli, come l'hai vissuta? Come l'hai, quali sono le tue esperienze a Verona? Beh, io ho iniziato a far Verona, diciamo, un po' di anni fa, tanti anni fa, quando ancora si svolgevano le finali dei cavalli giovani durante il concorso, diciamo, del CSI, che all'epoca forse non era nemmeno 5 stelle, ma era 2 o 3 stelle. E poi è sempre stato un sogno, diciamo, per me partecipare al 5 stelle, la Coppa del Mondo, e negli ultimi 3-4 anni sono riuscito a venire. Ed è un concorso bellissimo, magico. Poi io fin da piccolo andavo a vedere la fiera, quindi per me a poterla fare è proprio un sogno che si avvererà. Un sogno che si è avverato e sei stato uno dei grandi protagonisti e insomma, in previsione di questa stagione 2020, che spero che riprenda al meglio, uno degli appuntamenti più importanti è naturalmente quello di novembre a Fiera Cavalli. Noi, Paolo, devo dirti la verità, siamo alla conclusione di questa brevissima chiacchierata, come sempre, per ricordare ai nostri amici che Fiera Cavalli è pronta ad accoglierli tutti, è pronta ad accogliere anche voi i grandi protagonisti dei campi gara. Noi ti ringraziamo e ci auguriamo di vederti prestissimo. Grazie a Paolo Paini, grazie davvero. Grazie a voi, a presto.